Bentrovati da Fabio Panchetti, parla dunque olandese la prima storica maglia gialla del Tour de France Femme avec Swift, Lorena Wiebes, che ha dominato la volata sui Campi Elisi precedendo Marianne Vos, quarto posto per Rachele Barbieri prima delle italiane. La frazione numero 2 è la Méo Proven di 136 km, una tappa che parte dalla Région du Brie, quella dell'omonimo formaggio, e approda nell'antica contea dello Champagne, tappa insidiosa con tanta finta pianura, un solo GPM, ma passaggi complicati nei centri abitati. L'ultimo chilometro che sale al 4% e soprattutto tanto vento a spazzare letteralmente per lunghi tratti la strada. Vanno subito via in 4 Stultiens, Gerritse, Rijmakers, loro tre olandesi, e l'israeliana Gafinovic, ma il gruppo comincia ad accelerare, a spezzarsi per via del vento, e c'è il primo ricompattamento quando sono stati percorsi neppure 60 km, ma il gruppo si rispezza poco più avanti perché c'è la prima di tante, quest'oggi anche troppe cadute. Qui ci finiscono dentro, tra le altre, Levenez e De Wilde, rispettivamente la meno giovane e la più giovane in gara. Poi un po' di chilometri finalmente tranquilli, il gruppo si rimpolpa, siamo già negli ultimi 30 e parte di forza ai meno 27 dal traguardo la maglia bianca della miglior giovane, ieri è stata ottimamente quinta, Van der Doen della L'Ecole Wau. E poi cominciano a succederne di ogni, finisce fuori strada Silvia Vigée della Valka Travel and Service, altre ragazze che finiscono a terra, e Marta Cavalli, che era da poco rientrata da una precedente caduta, per questo era là dietro, viene letteralmente centrata e gettata a terra dalla campionessa nazionale australiana Frayne. Marta risale in bicicletta dopo un po', ma non è il caso, abbandonerà il tour, l'hanno portata in ospedale per accertamenti. In zona arrivo per l'inizio del giro conclusivo da 19,7 km, Van der Doen ancora una ventina di secondi di margine, lo sprint di Lorena Wiebes per la classifica punti. Attenzione, poco dietro c'è Elisa Balsamo con la sua maglia iridata, si porta dietro la compagna Elisa Longo Borghini, e le nostre due si inventano un fantastico attacco che sorprende alcune rivali, almeno inizialmente, perché ne resta fuori tra le altre anche Annemiek van Vleuten insieme a Longo, Borghini e Balsamo. Vanno via Vos, Nievia Doma e anche Silvia Persico della Valka Travel and Service. Quest'oggi Silvia compie 25 anni, si riportano su Van der Doen e il sestetto va. Negli ultimi 10 km il vantaggio è attorno al mezzo minuto e le inseguitrici faticano a riorganizzarsi, anche perché il gruppo è letteralmente sbrindellato. Invece davanti è monumentale, straordinaria Elisa Balsamo, che mette da parte ogni ambizione personale e si sacrifica al meglio per Elisa Longo Borghini. Prova ad anticipare il traguardo Elisa e sulla retta conclusiva Marianne Vos prova a dare una stoccata delle sue. Silvia Persico vorrebbe agganciare la ruota, ma ciò non è possibile. Marianne Vos precede Silvia Persico, chiude con 2 secondi di ritardo, una bravissima comunque Elisa Longo Borghini. Marianne Vos sale a 241 vittorie in carriera. Tutto vero, anche se potete giustamente pensare che sto delirando. 29 secondi di ritardo per il primo gruppo inseguitore regolato da Lorena Wiebes, perde qualche secondo in più, ne perde 34 Annemiek van Vleuten, invece perde molto tra le big la sfortunatissima Ludwig, la campionessa nazionale danese, che è rimasta coinvolta in un paio di cadute, anche ha avuto una foratura, chiude a 1,38. La gioia delle Jumbo Visma, la straordinaria Marianne, la cannibale del pedale, mette indosso la maglia gialla, è la terza vittoria in stagione. Peraltro lei aveva vinto in passato 2 tappe alla Route du France, ha vinto per 2 volte la Course by Le Tour e aveva vinto anche una tappa alla Grand Boucle Féminin, parliamo del cosiddetto dopo Tour de France, le donne, ricorderete, lo ebbero realmente tra l'84 e l'89. La nuova classifica generale, ma quanto ci piace, dietro a Marianne Vos Silvia Persico è a 10 secondi, Silvia è stata settima al Giro d'Italia e può curarla anche qui la classifica. Elisa Longo Borghini è quarta a 18 secondi, tra le big Föllering è a 45 e Van Vleuten è a 50, e adesso sotto con la pirotecnica frazione numero 3 da Remsat Epernay, 133 km e 600 metri, 4 Gran Premi della Montagna, sono durissimi gli ultimi 15 km, la Côte de Moutigny
è letteralmente un muro. Ci sarà da divertirsi.